Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi nuova tipologia, acquisto la cosa più economica da, e oggi abbiamo Versace, ragazzi. Mi sono resa conto che non ho mai fatto questa tipologia di video con Versace, quindi dobbiamo assolutamente rimediare. So che questa è una tipologia di video che vi piace tantissimo e vi dico la verità, piace anche a me tantissimo filmare questi video perché mi diverto un sacco, anche perché mentre andiamo alla ricerca della cosa più economica, vediamo delle cose costosissime. Mi vengono in mente i divani da oltre 500.000 euro di Hermès acquistabili online, quindi non so che cosa aspettarmi da Versace, ma prevedo altre cifre folli. E come in ogni video, qualsiasi sia la cosa più economica che troveremo sul sito Versace, qualsiasi prezzo sia, io dovrò acquistarla e poi faremo anche l'unboxing. Quindi quando faccio questi video ho sempre anche un po' di timore, perché dico quale sarà la cosa che costerà di meno, costerà comunque un patrimonio, chi lo sa, vediamo ragazzi. Ho qui pronto il mio computer, quindi andiamo assieme sul sito versace.com, versace.it, insomma il sito ufficiale del brand. Iniziamo la nostra ricerca. Eccoci sul sito ufficiale versace.com, subito nell'home page. Vediamo le varie categorie. Abbiamo novità, borse, donna, uomo, home decor. Home decor a volte ci dà soddisfazioni in questa tipologia di video, quindi c'è anche la sezione bambini, poi jeans, couture, stories, dove si vedono insomma in realtà le foto, campaign, sfilate, eccetera. E poi idee regalo. Direi di iniziare con le borse. Sappiamo già tutti che la cosa più economica da Versace non sarà sicuramente una borsetta, ma giusto per rifarci gli occhi diamo un'occhiata. Allora, abbiamo 128 borse e vedo che mi piacciono anche, devo dire, sono molto carine. Vedo che c'è la possibilità di ordinare per... E c'è anche il prezzo crescente, fantastico, perché abbiamo visto in questi video che non tutti questi siti di lusso ti danno la possibilità di ordinare per prezzo crescente i vari prodotti, quindi di solito è molto difficile orientarsi con i prezzi, non so se lo facciano apposta o no. Versace invece ci dà la possibilità di farlo, quindi super super comodo, devo dire. Allora, vedo subito che la cosa più economica tra le borse da donna sarebbe questa tracolla con catena la medusa, che appunto in realtà è un accessorio per borse, da 290 euro. Mi sembrava un bracciale, invece adesso che la vedo vicino alla borsa effettivamente mi rendo conto che si tratta di una tracolla. Vediamo la descrizione e i dettagli. Accessorio perfetto per una gamma di borse la medusa. Questa tracolla con catena presenta un ciondolo medusa e una chiusura con moschettone. Abbiamo ciondolo medusa, tracolla maglia di catena, chiusura con moschettone su entrambe le estremità. Io adoro il fatto che proprio vadano a ripetere anche dei dettagli tipo praticamente inutili, ma che qui sembrano tipo fighissimi. Tessuto esterno 100% plastica, ok, questa non me l'aspettavo. Made in Italy, e poi ci danno, vabbè, i consigli su taglia, misure, spedizione e resi. Altre cose sempre in questa sezione, appunto, sono tutte più care. C'è il portachiavi ti amo, che carino, da 330 euro. Poi abbiamo la pochette la medusa, è una piccola pochette tipo una specie di portacarte, da 650, ok, siamo saliti così, schizzato il prezzo, bam. E poi c'è già la pochette con catena, tra l'altro, se non sbaglio, che costa 750 euro. Qui stiamo già appunto partendo da effettivamente da borse, borsette. Poi vediamo la borsa più cara a questo punto, sono curiosa di vedere la borsa che costa di più. Oh mio Dio, c'è questa borsa a mano piccola, la medusa, ragazzi, da 18.000 euro. Oh mio Dio, vi giuro, non me l'aspettavo che Versace avesse una borsa così costosa. Non me l'aspettavo proprio, perché anche da Chanel è difficile, anche da Hermès, no vabbè, Hermès effettivamente dipende dal materiale, e questa sicuramente è fatta di coccodrillo ed è questo il motivo per cui costa tantissimo. Devo dire, il colore è stupendo, non comprerei mai una borsa di coccodrillo, però il colore, devo dire, è molto molto carino.
tra l'altro lo stesso del maglioncino che ho oggi, insomma, io adoro il rosa. Ragazzi, tra l'altro, se volete questa borsa dovete darvi una mossa, affrettatevi, perché come potete vedere ce n'è solo una disponibile, quindi sembra che stia addirittura andando sold out. Oh mio Dio, quasi 20.000 euro. E si può anche aggiungere al carrello, anche qui sto sempre attenta a non cliccare, non si sa mai. Descrizione, beh, devo dire, all'interno questo lilla è stupenda, mi sembra anche un po' più grande, cioè la pensavo, mi sembrava un pochino più piccolina, invece effettivamente è bella grande. Realizzata in Italia, in pelle di alligatore di alta qualità, la borsa Versace iconica è rifinita con una placca medusa. La silhouette morbida può essere indossata sia a spalla sia al polso ed è dotata di due tracolle rimovibili, una in pelle e l'altra con catena. Cioè, io adoro queste descrizioni, diciamo che non l'hanno pompata neanche tantissimo questa, mi sarei aspettata di più per una borsa da quasi 20.000 euro, ma procediamo con la nostra ricerca, perché appunto abbiamo un po' perso il filo, siamo finiti a vedere le cose più costose, torniamo a cercare la cosa più economica. Allora, sezione donna, che penso sia anche la sezione con più prodotti, ovviamente, perché qui abbiamo tutto, abbiamo abbigliamento. Ah no, in realtà ci sono anche le borse, quindi nella sezione donna abbiamo proprio tutto quanto il sito. Vediamo a questo punto. Allora, qui mi sono trovata davanti un body con cappuccio e scollo ad anello da 850 euro, che non posso dire che non sia bellissimo, però minigonna da 990 euro, che in realtà in confronto alla borsetta da 18.000 tutto mi sembra cheap in questo momento. Arriviamo poi subito agli abiti da 2200 2500, e appunto poi qui ci sono addirittura anche gioielli eccetera, ma ordiniamo per prezzo crescente, vediamo. Ok ragazzi, ok, effettivamente all'interno di questa sezione c'è proprio tutto il sito con tutti i prodotti, quindi penso che qui potremmo forse aver già trovato la cosa più economica, perché ci sono questi due gel doccia lilla e turchese, uno è il Dylan Purple, l'altro è il Dylan Turquoise da 200 ml, che costano entrambi 34 euro. A parte che qui, sto tirando un sospiro di sollievo, perché questo significa che comunque non devo spendere follie, perché mal che vada siamo a 34 euro. E poi ci sono subito la lozione corpo, sempre di queste due colorazioni, di queste due profumazioni, che però già costano di più, perché sono a 42 euro. E poi arriviamo, oh mio Dio, che bella la confezione di questo spray per capelli, sono stupende. Spray per capelli, però 45 euro, quindi cresce il prezzo. E poi arriviamo ai perizomi, che sono 50 euro, disponibili in tre colorazioni. E poi appunto arriviamo, ci sono altri perizomi eccetera eccetera, tra l'altro molto carini. Per il momento sembra che ci siano buone possibilità che questa sia la cosa più economica, ma in realtà siamo solo all'inizio, dobbiamo ancora esplorare la sezione home decor, la sezione bambino. In realtà potrebbe darsi che ci sia qualcosa allo stesso prezzo o leggermente inferiore. Proseguiamo. Allora, abbiamo visto la sezione donna, vediamo a questo punto la sezione uomo, anche questa gigantesca, perché contiene tutto, sia la parte parfum, beauty, che abiti, gioielli eccetera. Andiamo subito su prezzo crescente, rullo di tamburi. Allora, qui abbiamo no, in realtà direttamente gli slip con bordo alla greca, però sono da 55 euro, quindi sicuramente qui non troviamo la cosa più economica. Passiamo appunto alla sezione home decor, che secondo me è molto molto interessante. Qui tra l'altro, ecco, stavo per dirlo, qui troviamo tutti gli accappatoi eccetera. Io ho un accappatoio di Versace che amo, quello multicolor, ma adesso che sto vedendo questi rosa mi sto innamorando e adesso vorrei prenderlo anche rosa. Come in ogni video di questa tipologia, io poi ad un certo punto mi perdo e inizio a guardare robe che vorrei acquistare, quindi Nicole, focalizzati su quello che dobbiamo fare. Ok, ci sono ragazzi, ci sono. Abbiamo 604 prodotti in questa sezione, quindi ce ne sono tantissimi. Ordina per prezzo crescente, vediamo.
Oh, che carino, mio Dio, sono carinissimi. Ci sono questi piattini Le Jardin I Love Baroque e I Love Baroque di due colorazioni, ma il primo Le Jardin con questa farfalla stupenda mi fa impazzire, ragazzi. Questi però costano 39 euro, mentre il doccia schiuma, se non sbaglio, era a 34. Cavoli, mi dispiace un sacco, perché onestamente, vi dico onestamente, avrei preferito acquistare questo, anche se non siamo ancora sicuri che sia poi il doccia schiuma la cosa più economica. Per 5 euro però il doccia schiuma costa meno del piattino, che però posso dirvi, per cioè qualità prezzo effettivamente è molto più conveniente acquistare un piatto che poi ti rimane, piuttosto che un doccia schiuma che ovviamente una volta finito lo butti. In realtà stavo cercando un escamotage, cioè cercavo una scusa per acquistare questo, ma in realtà no, ma non devo barare, quindi non è questa la cosa più economica. Però molto molto carino questo piattino Le Jardin, 10 centimetri, quindi è veramente piccolino come piattino, ma mi fa impazzire, questo mi piace veramente tanto. Ragazzi, ragazzi, la descrizione è praticamente un tema delle scuole medie. Come allegra allegoria. Oh, queste sono le descrizioni che mi piacciono di più, perché sono esattamente come noi alle scuole medie, che cercavamo di rendere i temi più lunghi possibile aggiungendo parole che potevamo benissimo evitare, e poi la prof te lo faceva notare ogni volta. Come allegra allegoria di una sinfonia estiva. Cioè, secondo me, ma chi è che scrive queste descrizioni nei siti? Questo, a questo punto io vorrei capire, perché sono dei poeti, cioè sono effettivamente degli scrittori. L'atelier milanese Versace ha creato, ragazzi, però qui c'è un errore, ha creato tutto attaccato, ma Versace, ma com'è? E non è neanche la prima volta che troviamo degli errori in questi siti di lusso, però ragazzi, dai, cioè, ha creato, vabbè, un incantevole giardino composto da delicati colori pastello e da una... Un altro errore, una moltitudine, tutto attaccato, ma ragazzi, ma io non ci posso credere. Boh, vabbè, di fiori, bacche, insetti ed ornamenti. E manca il punto dopo la parola ornamenti. Scusatemi, ma Versace, ingaggiami che ti trovo gli errori, perché hai degli editor che secondo me non lo so che cosa fanno. In questo tipo di decoro i colori vengono fusi nella smaltatura a una temperatura di 1000 gradi. Oh mio Dio, con questa tecnica la vetrina si ammorbidisce assorbendo il decoro. Immaginatevi la commessa o il commesso che vi dà tutta questa spiegazione dei prodotti che state guardando al negozio, tipo, mi fa ridere, rendendo colori e brillantezza indistruttibili per un risultato antigraffio e ultra resistente. Tuttavia, le decorazioni in oro non sono totalmente antigraffio per via delle proprietà intrinseche del materiale. Onesti, apprezziamo. Il decoro è stato testato presso l'Istituto di Tecnologia dei Materiali di Rosenthal. Oh mio Dio, ragazzi, che è? Lavare a mano un pezzo alla volta, dopo la pulizia far sgocciolare, addirittura, cioè se non lo faccio cosa succede? Asciugare con cura per evitare macchie di detersivo. Ragazzi, questi piattini sono meravigliosi, se qualcuno volesse farmi un regalo voglio questi piattini, voglio tutta la collezione, sono troppo carini. Però appunto, non è questa la cosa più economica, e abbiamo effettivamente visualizzato... E tutta la sezione home decor in prezzo crescente, quindi altre cosine, appunto, ci sono questi altri due piattini con la medusa sempre da 39 euro, quest'altro piattino con l'iniziale da 12 centimetri, che carino questo rosa, però questi sono tutti 49 euro. E poi andiamo su, ce ne sono tantissimi, non sapevo che Versace avesse una sezione home così così grande, devo essere onesta. La N è bruttissima, verde, ma perché non me l'avete fatta rosa? Vabbè, e io continuo a guardare roba che voglio acquistare, nel senso, Nicole, rimettiti in riga, ok? E sono tutti da 49 euro, per poi arrivare all'asciugamano, che io ho, proprio in questo colore, da 50 euro, e poi campanello. Un campanello da 69 euro. Che cos'è questo campanello? A che cosa serve? Campanello Medusa Amplified da 69 euro. Descrizione: un campanello decorativo per le vacanze con il motivo Medusa Amplified.
Ma in che senso per le vacanze? Cioè tipo, ma è per la barca? Non riesco a capire. O tipo, lì vado in vacanza, non l'ho capita questa, aiutatemi a capire. Comunque, appunto, stiamo salendo di prezzo. Poi abbiamo altri piattini un po' più grandi, da 17 cm, da 79 euro. Che carini, mi piacciono un sacco. C'è anche il piattino Le Jardin, la versione più grande di quello che guardavamo prima, con la farfalla, stupendo. E poi, appunto, ce ne sono altri da 89 euro. Sempre con le iniziali. E poi arriviamo all'asciugamano viso da 90 euro, quaderno da 95, che carino questo rosa, e poi addirittura, no vabbè ragazzi, io non lo sapevo, ma Versace ha la carta da parati, cioè potete comprare la carta da parati di Versace al modico prezzo di 98,95 euro, nel senso che poi per ricoprire tutta la stanza il prezzo è praticamente vertiginoso. Indiscutibilmente elegante questa carta da parati sui toni del nero e dell'oro, aggiunge un tocco di lusso Versace agli interni. Il design minimal e geometrico rappresenta l'iconico pattern greca per una decorazione da parete ultra glamour. Delicato sulla pelle. In che senso delicato? Perché delicato sulla pelle? Quindi un rotolo di carta da parati Versace 98,95 euro. Se vi interessava, adesso lo sapete. Poi ci sono altri piatti ancora più grandi da 21-22 cm da 99 euro, le pantofole da 100 euro, altre pantofole, un sacco di pantofole, altra carta da parati da 111,95 a rotolo, la tazza sempre Le Jardin, bellissima, da 109, e poi appunto andiamo crescendo con altri piatti da 119, la mascherina per gli occhi da notte da 120 euro e i magneti da 125, no vabbè vi prego ragazzi, cioè io non avevo idea che Versace avesse così tante robe per la casa, scatola in porcellana da 125 euro eccetera eccetera eccetera. Direi di guardare la cosa più costosa nella sezione home, scusatemi ma sono troppo curiosa. Ok, boh, pensavo peggio. La cosa più costosa è questo vaso, vaso Versace Venini Smoking da 4.000 euro. Non si può dire che sia poco per un vaso, però essendo Versace, ecco, mi aspettavo di più. Dopo la borsa da quasi 20.000 euro, pensavo di più. Devo dire anche molto molto carino come vaso. Vediamo la descrizione. Questo vaso dalla vitalità sublime, cioè un vaso dalla vitalità, il vaso con la vitalità sublime è in vetro soffiato attraverso la tecnica a mano chiamata canne. Un procedimento complicatissimo. Mi piace che non è che descrivono il procedimento, no, dicono che è complicatissimo, nel senso non ve lo spieghiamo neanche perché non ci arrivereste. Quindi vi dico solo che è complicatissimo. In cui si uniscono delle aste tonde di vetro tirato e il tutto viene poi soffiato. Ok, come tutto il vetro. Il vaso si distingue, mi odieranno da Versace, il vaso si distingue per uno stile espressivo esemplificato dalle combinazioni di colore e dalla formazione esclusiva. Dei dettagli medusa color oro conferiscono un tocco finale caratteristico. Andiamo a controllare la sezione bambino a questo punto, perché la sezione bambino dà soddisfazioni in merito di prezzo, perché a volte troviamo delle cose che veramente costano poco, quindi potremmo ancora trovare quello che costa di meno qui in questa sezione. Vediamo allora prezzo crescente, qui vediamo già un po' di abbigliamento kids. Ah no, 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 per poco, cioè per poco, non per tantissimo, ma non ci siamo. La cosa più economica nel reparto kids sono i calzini Versace logo kids, disponibili in nero o in bianco, da 50 euro, oppure, non so perché, ma me li dà subito dopo, ci sono, c'è il set boxer aderenti lunghi kids, 45 o 55, quindi in realtà la cosa che costa di meno sarebbero questi boxer da 45 euro, ma il nostro doccia schiuma ne costa 34, quindi rimane assolutamente la cosa più economica. Sì, effettivamente il prezzo qui di questi boxer va da 45 a 55, nel senso che ovviamente dipende dalla taglia,
ma non è qui quello che stiamo cercando, quindi anzi no, vorrei solo provare a vedere ancora un attimo, scusatemi ma sono troppo curiosa, vediamo sezione bambino la cosa che costa di più. Ok, abbiamo il passeggino da 1900 euro, che se non sbaglio ho visto dalla Ferragni, mi sa che loro ce l'avevano questo, forse mi sbaglio ma da qualche parte devo averlo già visto, passeggino barocco da 1900 euro. Però ragazzi, posso dire che a me non mi piace che sia così nero, non lo so, non mi sembra tanto una roba per bambini come fantasia, come scelta di insomma abbinamento colori, adatto per bambini fino a 22 kg, questo passeggino ultraleggero unisce l'autentico DNA Versace con caratteristiche tecniche innovative. Grazie alla struttura in magnesio e alluminio, il passeggino è molto pratico e maneggevole, può essere aperto e chiuso con una sola mano. Beh, penso che questo sia molto pratico e molto conveniente, onestamente, penso che sia molto comodo. Il design flessibile è caratterizzato da seduta reversibile con doppia opzione verso il genitore o la strada, schienale reclinabile in tre posizioni, manubrio telescopico con due diverse altezze e poggiapiedi regolabile. Beh, devo dire che questo mi sembra un super passeggino, pensavo anche di più come prezzo, onestamente, 1900 euro, insomma, per essere Versace non mi sembra neanche così tanto. Ci rimane a questo punto la sezione jeans couture, dove troviamo l'abbigliamento in denim di Versace e gli accessori. Vediamo prezzo crescente. Ta-ta-ta-ta-ta. Cappellino Versace jeans couture da 50 euro, ma decisamente non è per noi la cosa più economica, perché rimane il doccia schiuma e poi andiamo appunto a salire con il prezzo con le ciabatte da 100, no, da 55, e poi andiamo a salire con il prezzo con le slides e le infradito da 55, che carine però questo infradito, altri cappellini da 60, altri infradito da 60, poi altre slides da 65 per prezzo decrescente, quindi la cosa che costa di più nella sezione jeans. Ma in realtà mi sembra molto economica, cioè nel senso, la giacca da 850 euro è quella che costa di più nella sezione jeans, che effettivamente la sezione Versace jeans è comunque la linea più economica, diciamo, non è quella da passerella. A questo punto non ci resta che visionare la sezione idee regalo, dove però presumo ci siano cose che già abbiamo visto nelle altre categorie. Versace non ti dà la possibilità di ordinare per prezzo, giustamente però, perché dici, se tu vuoi fare un regalo al tuo lui o alla tua lei non devi badare al prezzo, acquisti quello che pensi gli piacerà, e quindi non ti fanno proprio vedere il prezzo, non ti danno modo di ordinare per prezzo crescente o decrescente neanche, quindi anzi vediamo, proviamo a cliccare per lei. No, effettivamente mi sbagliavo, ti danno la possibilità, dovevo solo scegliere la sezione, vediamo regali per lei, vediamo prezzo crescente, ma appunto ci saranno cose che abbiamo già visto, effettivamente c'è il nostro gel doccia Dylan Purple da 34 euro, non c'è quello azzurro, ma l'abbiamo visto nell'altra sezione. E poi ci sono appunto gioielli, questo anello mi piace moltissimo, piccolino, carino, con la medusa, da 180 euro, abbiamo poi orecchini da 180 euro, cappello in lana da 190 e poi fermagli per capelli, anelli eccetera da 200-220 e insomma qui siamo già a budget ben diversi, ma la cosa che costa di meno, ragazzi, rimane il nostro gel doccia, eccolo qui, 34 euro gel doccia Dylan Purple da 200 ml, descrizione, estensione della sensuale linea Dylan Purple, il gel bagno e doccia profumato ha una fragranza luminosa, così non sapevo che si potessero descrivere le fragranze, luminosa ed elegante, il brillante bergamotto è mescolato alle gioiose note dell'arancia appena raccolta, cioè non arance
X, ragazzi, cioè appena raccolte, mentre i delicati aromi della fresia, che cos'è? Fresia, regalano un'esplosione di un vivace colore viola. Procediamo quindi subito all'acquisto, perché abbiamo controllato tutte le categorie ed è per forza lui quello più economico. Aggiungi al carrello e procedi all'acquisto. Adesso devo lasciare la mia email, i miei dati, inserire i dati della mia carta di credito, quindi ovviamente non vi farò vedere questo step, ma procederò a concludere l'acquisto adesso e poi ci rivediamo come spese di spedizione dicono 2-3 giorni lavorativi, quindi il pacchetto sarà qui a breve e noi appunto ci rivediamo tra qualche giorno, che per voi saranno pochi secondi. Eccoci ragazzi, il nostro pacchetto è arrivato. Vi devo dire però che è stata un'odissea ricevere questo pacchetto, è successo di tutto. Intanto è stato bloccato, non ho ben capito dove, visto che non dovrebbe esserci alcuna dogana, ma il pacco è stato bloccato. Mi è arrivata una mail dopo 3 giorni lavorativi, cioè il massimo del tempo in cui mi sarebbe dovuto arrivare a casa. Mi è arrivata una mail in cui UPS mi comunicava che aveva chiesto a Versace delle delucidazioni per quanto riguarda gli ingredienti nel pacco, ok? Infatti ci hanno messo questo sticker che dice Dangerous Goods UPS Accepted, quindi praticamente secondo loro ci sono cose, materiali pericolosi, ok, all'interno di questo pacchetto. Io infatti non l'ho aperto, ma ho paura ad aprirlo perché non mi era mai capitata una cosa simile, devo essere onesta, addirittura che il pacco venisse bloccato perché bisogna aspettare le informazioni da Versace sul contenuto. Io, ok, e già questo era stranissimo. Una volta che poi si è sdoganata questa cosa, cioè che hanno risolto questo problema, il pacchetto mi stava finalmente arrivando con a questo punto 3 giorni lavorativi di ritardo, quindi da 2-3 siamo passati già a 5-6. Primo giorno di consegna UPS, non suonano alla porta, io ero a casa, non suonano alla porta, lasciano il biglietto e se ne vanno. Io non ho capito il perché, però ero a casa eppure nessuno ha suonato. Cosa è successo poi? Quindi ho riprogrammato, ho dovuto chiamare UPS 2 volte, ho riprogrammato la consegna per il giorno dopo. Rimanendo a casa tutto il giorno non è venuto nessuno, vabbè, mi hanno detto che si sono dimenticati, insomma, il pacco per un problema non è andato sul camion, non si è capito perché. Poi ho richiamato e sono finalmente ritornati il giorno dopo ancora per consegnarmi finalmente questo pacco, quindi da 2-3 giorni lavorativi alla fine l'ho aspettato per una decina di giorni più o meno, quindi questo è quello che mi è successo. Ma andiamo finalmente ad aprirlo, perché appunto mi sono accertata solo che arrivasse da Versace, per questo ho aperto, ma non ho guardato niente, ovviamente spacchettiamo assieme. Ok, beh, devo dire che Versace se non altro non bada a spese, perché abbiamo visto come alcuni altri, senza fare nomi, non ti davano neanche la scatola con il logo, tipo, mentre Versace fa le cose con cura, bisogna dare credito a chi se lo merita. Guardate ragazzi che meraviglia di pacchetto, per aver preso la cosa che costa meno. Io davvero non mi aspettavo una scatola così grande e un pacchetto così carino, perché ho selezionato, era gratuito, l'opzione pacchetto regalo, e non mi aspettavo, devo dire la verità, una scatola e un pacchetto così carini. C'è il logo appunto Versace e questo nastrino lungo tutta la scatola, con appunto il logo alla greca del brand. E poi c'è questa bustina con questo bigliettino di ringraziamento, insomma, per l'acquisto, molto carina. Voglio capire quanto è grande questo dolce schiuma, perché questa sembra una scatola di scarpe per quanto è grande, quindi non so quanto può essere grande questo dolce schiuma. Qui abbiamo appunto il nastrino, che in realtà è elastico di stoffa, quindi si può anche utilizzare volendo per qualcosa, tipo bracciale, non lo so, insomma, comunque carino. Apriamolo assieme e vediamo. Allora, in realtà qui abbiamo un sacco di carta firmata, c'è anche il logo del brand, ovviamente, perché il prodotto è appunto piccolino. Si vede che non avevano scatole più piccole, non lo so. Tantissima carta, tantissimo imballaggio. Ed eccolo qui il nostro
nostro doccia schiuma, voilà! Questa la scatolina, vediamo il prodotto all'interno, si sente già un po' di profumo ed è buonissimo ragazzi. Ta-ta-da! Eccola qui, box ed il nostro doccia e bagno schiuma Dylan Purple. Prima cosa che devo fare ovviamente è annusarlo subito. Oh mio Dio ragazzi, è buonissimo. Mi ricorda una maschera per i capelli che utilizzavo anni fa, non saprei dirvi il brand, ma ha lo stesso identico profumo. Ragazzi, è la fine del mondo, ve l'assicuro, buonissimo. Ah, ok, fruttato, dolce al punto giusto, mi piace un sacco. E vi devo dire, diciamoci la verità, per 34 euro, un doccia schiuma così grande, con la box regalo, per essere Versace è veramente, veramente poco. Devo dire che sono stati molto onesti, perché anche se abbiamo acquistato la cosa più da poracci, praticamente ci hanno dato comunque una box splendida, hanno curato il pacchetto, indipendentemente dal fatto che appunto il prezzo che abbiamo pagato era il minimo pagabile sul loro sito. Quindi ho apprezzato tantissimo. Mi godrò questo doccia schiuma con molto piacere. Mi dispiace ancora un po' che la cosa più economica non fosse il piattino, quello con la farfalla, che ancora vi ricordo perché era bellissimo, non escludo di acquistarli però, e adesso che ho scoperto che c'è tutta questa sezione home. Però devo dire, ho apprezzato molto la box e la cura con la quale hanno fatto questo pacchetto, a differenza di alcuni brand, appunto senza fare nomi, Hermès. Quindi mia family, questo per il video di oggi è tutto, lasciatemi un like se vi è piaciuto questo video e iscrivetevi al canale attivando la campanella. Se volete vedere altri video di questa tipologia, mi raccomando, consigliatemi i brand, i marchi qua sotto nei commenti, quale dovrei fare come prossimo video. Io vi mando un bacio enorme, come al solito il nostro abbraccio finale non può mai mancare, quindi venite qua che vi abbraccio forte forte forte. Stavo per distruggere tutte le luci nel frattempo, quindi un bacio grandissimo e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!